Allora, siamo con Bruno Cerella al termine di una partita che avete vinto, non senza fatica, però questo è quello che deve fare Venezia, cioè non è mai arretrata di fronte a nulla, anche nei momenti peggiori in cui la Vanoli è riuscita ad andare comunque un pochino in vantaggio, voi avete sempre rintuzzato tu con contro break e poi alla fine sul punto appunto è difficile battere questa Venezia. Infatti abbiamo fatto una grande prestazione dal punto di vista di solidità di squadra, perché a prescindere dalle difficoltà che abbiamo incontrato durante la gara siamo riusciti a tenere il nostro piano partita e soprattutto a contenere loro, il loro potenziale offensivo e tutto il pubblico, l'ambiente era molto caldo, è sempre bello giocare contro i campioni d'Italia, però devo dire complimenti anche ai miei compagni perché abbiamo fatto la nostra partita per 40 minuti. Ecco, sicuramente il fatto che Venezia possa avere una panchina così lunga, come diceva Thomas Ress, ridurre i minutaggi dei giocatori è fondamentale per chi gioca così tanto come voi, e poi insomma quando dalla panca ti possono uscire giocatori che poi ti girano la partita non è una cosa che tutti si possono permettere. Questo è il privilegio che si può permettere una squadra come Venezia, soprattutto se vuoi mantenerti ad alti livelli sia nella competizione europea che nel campionato italiano. Dall'altra parte devo fare complimenti a Cremona perché è stata una bellissima partita dal punto di vista agonistico e ci siamo divertiti, penso, a tutti, noi un po' di più. Ecco, sicuramente tante volte si pensa che la pallacanestro di Meo Sacchetti sia una pallacanestro solo d'attacco, invece stasera sia Venezia sia Cremona hanno fatto vedere momenti di altissimo basket in difesa e momenti di altissimo basket in attacco. Ne è uscita, come dicevi tu, una partita molto bella da vedere, giustamente purtroppo il pareggio non esiste, quindi vince uno solo. Ti ripeto la domanda che ho fatto a Thomas Ress: l'anno scorso Venezia qui perse e poi vinse lo scudetto, e quest'anno come la mettiamo? Non lo so, non faccio commenti. No, l'ultima cosa che ti chiedo: avete perso per infortunio un giocatore fondamentale come Orelic, adesso state inserendo Austin Day, cosa ne pensi di lui, come lo vedi? Oggi sembra, insomma, è partito maluccio, poi si è ripreso e si è rifatto alla grandissima. Ah, sicuramente lui è un giocatore di grande talento che ha bisogno di essere inserito piano piano nel nostro sistema. Come ognuno di noi, bisogna che ognuno interpreti il ruolo nel modo giusto e dia il 100% quando viene chiamato in campo, e questo porterà il successo di squadra, quindi sarà una sfida anche per noi riuscire a inserire lui nel modo giusto, che si senta comodo con i nuovi compagni, la nuova squadra. Perfetto, grazie mille Bruno, in bocca al lupo.